Via Flaminia è diventata una strada ad alta velocità. Auto, moto e camion, facilitati dall'ampia carreggiata e dall'apparente regolarità del tracciato, sfrecciano durante tutto il giorno, ma anche di notte. Inizia così la lettera che i residenti hanno inviato al comune di Fano per chiedere la messa in sicurezza del tratto che va dal civico numero 1 alla rotatoria della caserma di Vigili del Fuoco. È una strada di quartiere, si legge ancora, e non una pista. Infatti attraversa una zona cittadina con abitazioni ed è pericolosa per i pedoni, i ciclisti e gli stessi automobilisti. Vediamo che non esistono marciapiedi, non c'è una pista ciclabile. C'è un libero parcheggio delle auto, per cui si è costretti a camminare per strada. Persone, mamme con carrozzini, disabili, con carrozzelle. E quindi è un continuo rischio per queste persone. Tra l'altro poi ci sono degli esercizi commerciali giusto di fronte da quella parte, quindi negozi di frutta, verdura, pane, pasta, ferramenta. Insomma, c'è una situazione dove effettivamente le persone sono costrette ad attraversare. Quindi attraversare la strada vuol dire rischiare la vita. Infatti, prosegue Roberto, non ci sono né dissuasori di velocità, né controlli e neppure autovelox. Lo scorso anno i residenti avevano organizzato una petizione elencando al comune tutte le richieste. Allora, noi abbiamo fatto una raccolta di firme, sono circa una 40-50 firme. Sì, dei residenti praticamente, di famiglie poi tra l'altro. Ho inoltrato una PEC al comune nell'ottobre del 2020. Dall'ottobre del 2020 ho avuto la conferma della rescissione, perché con la PEC si ha la conferma della posta elettronica certificata, e da allora silenzio assoluto. Ma i problemi in via Flaminia sono anche altri, tra questi l'asfalto, la strada è piena di buche e avvallamenti. Quando piove, tra l'altro, Sì, fanno delle pozzanghere sulla strada, e siccome siamo costretti a camminare per strada è uno schizzo continuo da tutte le parti, alle persone, tutti quanti. E un'altra cosa importante è che non ci sono divieti di sosta lungo questo tratto di strada. E l'altro punto essenziale ancora è che non c'è un solo attraversamento pedonale. Dopo questo qui, davanti all'ex Barba di Olio, che ormai è chiuso e che è completamente cancellato a terra, la segnaletica non esiste. Non ci sono attraversamenti pedonali, quindi non c'è segnaletica orizzontale, non c'è segnaletica verticale, non esiste niente di niente. È un completo abbandono e disinteresse totale.